A svegliare gli aquilani stamattina ci hanno pensato sirene ed elicotteri della Polizia di Stato per una maxi operazione della squadra mobile dell'Aquila, coadiuvata dal reparto prevenzione crimine da unità cinofile, denominata Magnetic Box. Partita dalle prime luci dell'alba, ha permesso di smantellare un'associazione a delinquere di albanesi e kosovari dedita al traffico di sostanze stupefacenti in città. 7 arrestati, 5 in carcere e 2 ai domiciliari, mentre in 5 sono riusciti a sfuggire all'arresto, per cui risultano ancora latitanti. Ad illustrare i dettagli il dirigente della squadra mobile, il dottor Danilo Di Laura. Si tratta di indagini partite nel 2018, coordinate dalla DDA della Procura della Repubblica dell'Aquila. Tutto è iniziato con l'arresto di un italiano scoperto con 1 chilo di droga, poi accertato essere per conto di questa organizzazione. Si tratta di una realtà criminale molto influente, con una struttura verticistica e diversi associati. Le comunicazioni avvenivano regolarmente via WhatsApp e Telegram. Quanto ai soldi, provento di spaccio, venivano reinvestiti in Albania. All'Aquila, tuttavia, il clan era ben inserito. Sotto la lente di ingrandimento delle indagini, infatti, anche alcune attività commerciali in città, dalla condotta sospetta, a partire da un bar all'uscita dell'autostrada, secondo gli inquirenti riconducibili a questi traffici. L'operazione è ancora in corso, tuttavia, mancando all'appello 5 soggetti, per questo è coinvolta anche la polizia internazionale. Un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, in particolare di cocaina. Un articolo 74, come diciamo noi in gergo, proprio perché è riconosciuta l'associazione, così come è stata questa indagine appunto coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica dell'Aquila, che ha riconosciuto le ipotesi investigative della sezione antidroga della squadra mobile. E il GIP ha appunto emesso un'ordinanza in tal senso, riconoscendo appunto l'associazione, perché questo è l'elemento cardine di questa operazione. Il fatto che non sono soltanto degli associati in concorso nello spaccio di sostanze stupefacenti, ma c'è una struttura dimostrata alle spalle grazie ad attività investigative. Sono state individuate diverse piazze di spaccio nella città, non solo in zone centrali, ma anche in quelle immediatamente limitrofe come Torrione, Pile, Pettino, laddove le zone diciamo pubbliche o comunque sia altamente frequentate perché dense di attività commerciali erano sicuramente i luoghi migliori per poter spacciare e anche in un certo senso conquistare il territorio dello spaccio. Il nome dell'operazione Magnetic Box è stato scelto poiché gli associati occultavano la cocaina con dei magneti, per lo più appartenenti alla stessa famiglia, diverse anche le figure femminili. Gli arrestati smerciavano droga proveniente da Lazio e Campania, sequestrati più di 2 chili di cocaina, un volume di affari ancora da quantificare, ma comunque molto elevato.